con Lepardo vicino al santuario di Galloro di Ariccia, tra Appia Nuova e Appia Antica. Quindi memorie storiche che già sono state ricordate questa sera. Quindi noi andiamo indietro nel tempo per rilanciare una visione nuova, per essere nel territorio in modo innovativo. Abbiamo salvato da una effettiva possibile speculazione edilizia, perché era stato diviso in due lotte, sono 28 ettari e qualcosa, e quindi adesso noi siamo entrati nella fase di realizzazione, di valorizzazione di questa bellissima collina inserita nel Parco dei Castelli, e che noi vorremmo trasformare in un parco naturale, pubblico, multifunzionale. Naturale significa manterrebbe la sua visione, la sua caratteristica paesaggistica e naturale, di bosco, di castagne, pineta storica, eccetera. Però la nostra idea è quella di farlo diventare anche un'attività, una realtà attiva, una realtà positiva per i castelli. Immaginate avere un parco naturale pubblico multifunzionale, cioè con un orto botanico. Noi la parte centrale qui, la parte più sommitale, perché è dolce, qui questo è il casino di caccia degli antichi, della famiglia antica degli Jacobini, costruita a metà dell'Ottocento, è stata in piedi fino a metà del Novecento, poi era diciamo implosa, adesso l'hanno abbattuta, eccetera. Comunque noi vorremmo realizzare quindi questo parco con molte funzioni. Significa scoprire quelle che sono le anime stratificate, quindi l'aspetto naturalistico con un orto botanico che potrebbe essere anche un laboratorio di attività per le scuole. Immaginate la posizione di Collepardo, quindi ai confini tra Riccia e Genzano, eccetera, quindi si presta molto bene. E altre attività quali l'ippoterapia, la riscoperta dell'area archeologica che sta alla base, e quindi voglio dire queste funzioni che potrebbero essere una ricchezza per i castelli romani. Quindi noi chiediamo aiuto e collaborazione in questo senso. Grazie.